I fatti della settimana sono stati concentrati tutti sulla politica. Anzitutto le dimissioni dei Saggi dalla commissione Cassese per l'autonomia differenziata regionale. Insomma, l'inganno non passa perché le dimissioni significano anche una presa di posizione decisa, ferma e decisa, contro il decreto di Calderoli, il quale continua a penalizzare il Sud e nonostante le dimissioni va avanti, dice io vabbè, si sono dimessi, ma il problema non è mio, il problema è loro. E quindi qua si prevede un settembre veramente di fuoco per questa cosa. Altro tema politico rilevante, dice il direttore Festa, è quello dello scontro di Luca Schlein. Nell'ultimo numero del Corriere si riflette anche sulla politica di centro. La morte di Berlusconi crea un vuoto, ma manca la classe dirigente che assolva questo compito. Manca una leadership che metta insieme le anime moderate. Non si può pensare, continua Festa, di rifare la DC, ma una casa per i moderati certamente va costruita. Poi il tema della mobilità in Irpinia. E Pietro Mitrione, che potremmo dire l'eroe semplice di questa battaglia dei treni, parla delle prese di posizione anche per la stazione di Avellino, che è un po' isolata, e rilancia invece il treno del turismo, quello della Rocchetta Sant'Antonio. È evidente che deve entrare in un contesto di mobilità che riguarda l'interregionale e per questa soluzione Mitrione offre delle proposte. L'inserto culturale, come al solito, del Corriere dell'Irpinia è molto importante, interessante, il recupero della memoria, a cominciare dalle osservazioni che fa il professore Francesco Barra, storico straordinario, le riflessioni che fa Maria Grazia Cataldi sulla moda quando passava per Avellino, Iannino, tanti altri amici che si sono impegnati. E poi abbiamo lo sport con le curiosità messe in campo, è il caso di dire, da Lello Venezia, storico giornalista del Mattino, che si impegna ed è uno dei collaboratori del Corriere dell'Irpinia, molto apprezzato.